principale conoscitore della resistenza della storia dell'artista, Naro, i suoi due libri principali si dicono più verdi, la nostra primavera e Inter a Milano. E tu recenti che ha dato tanti tempo e ci parlerà però dello strage La strage di Piazza Eroneto. La strage di Piazza Eroneto si configura come il momento culminante della strategia repressiva tedesca in un momento particolare di svolta della guerra. Momento che si apre la tarda primavera del 44, con lo sfondamento sul fronte italiano, lo sfondamento del baluardo di Cassino, la liberazione di Roma, quella che sembra almeno per le prime settimane di giugno essere una inarrestabile avanzata delle truppe americane, quindi con un esercito tedesco che sembra apparentemente più che arriverà a essere pronto. Si aprono grandi speranze, alimentate anche negli stessi giorni della apertura del secondo fronte in Normandia. Di lì a pochi giorni la grande offensiva sovietica sui fronti che vanno dal Baltico alla Bielorussia, che porteranno l'Armata Rossa nel giro di 40 giorni alle porte di Varsavia. Quindi una situazione particolarmente favorevole per la forza per la resistenza, alla quale si aggiunge poi l'espansione del movimento partigiano, le poche bande che sono riuscite a superare l'inverno in Italia e hanno superato anche alcuni nostri primaverili, vengono adesso ingrossate da un continuo afflusso di giovani renitenti al bando cosiddetto graziato. Ci sono poi fattori politici, la costituzione del nuovo governo di unità nazionale, la Roma, il governo Bonomi, la creazione del comando generale del Corpo Volontario della Libertà, sempre in giugno, insomma un contesto che suscita entusiasmo, stanza, promuove l'aggressività della strutturazione organizzativa delle forze partigiane di espansione. Ovviamente, dall'altra parte, è vivissima la preoccupazione tedesca, tanto che non è esclusa da parte tedesca l'eventualità di uno sgombero immediato dell'Italia settentrionale con tutto ciò che questo comporta. La strage di Piazza Eroneto si inserisce in questo contesto. Infatti sono noti, dovrebbero essere noti, ma io riassumo brevissimamente. La mattina dell'8 agosto, verso le 8:15, dalle luci salta il rimorchio di un camion con il rimorchio della marina tedesca, e con l'unico risultato è, a parte il bellissimo danno al capo, la morte di 6 passanti e il ferimento di un'altra 15. Non sto, risparmio anche a me la confutazione delle idiozie scritte dalla pubblicistica fascista, prese ancora oggi, talvolta, invenzioni che sono andate smentite letteralmente dalle stesse fonti fasciste. Per i tedeschi, gli attori di questo attentato sono legati, cioè i gruppi d'azione patriottica, il comando della resistenza, che da giugno, con l'arrivo di Giovanni Pesce, hanno scatenato un'attività di guerriglia continua e crescente. Per i tedeschi è evidente la luce anche quattro di appena detto Carabini, l'atteggiamento tedesco dopo il 19 maggio 44 nei confronti delle proteste della classe operaia, e allo stesso modo si viene diversamente irrisolto la repressione. In un quadro più generale, secondo poi delle direttive repressive che Kessler emana da aprile a giugno 1944, le autorità tedesche a Milano, in particolar modo la polizia di sicurezza, mettono in atto quella che era una strategia repressiva, dove è una strategia terroristica, bene. Non perché nelle rappresaglie non vi sia già insito un intendimento per tutte le rappresaglie, c'è un obiettivo terroristico oltre
è quello che dico. Questo invece è un piano proprio, è un piano che lo vediamo chiaramente. Nel giro di due mesi, si succedono tre esecuzioni. Prima quella di Greco, il 16 luglio, tre ferrovieri vengono fucilati, 15 giorni dopo a Lugano, 6 camionisti vengono fucilati, 10 giorni dopo, 15 partigiani vengono fucilati. Non è vero che balza già immediatamente all'occhio questo punto, no? 3, 6, 15. In questa escalation del terrore. L'escalation del terrore, secondo me, è gestita con diabolica perfidia della polizia di sicurezza. Perché dopo praticamente tre mesi in cui Milano è stato un oaso, non è successo niente. Dalla caduta della prima organizzazione gardista, dopo il shock di marzo, fino a metà giugno a Milano non c'è un attentato, non c'è un sabotaggio, non c'è un fascista o un tedesco che viene toccato. Poi improvvisamente, secondo il contesto anche che dicevo prima, e la convinzione da parte di tutti di essere prossimi alla spallata finale, c'è questa improvvisa esplosione di attività che un giorno i tedeschi vengono attaccati per un giorno. E io ovvio che questo viene registrato dalla polizia di sicurezza. Però non c'è nessuno che si fa presente, ma è che ci sono da fino al 24 giugno l'attentato di Greco devastato per i danni di produce e nel 24 giugno la rappresaglia del 16 giugno, ma la rappresaglia non ha niente a che vedere con l'attentato del 24 giugno, nel senso che perché parlava di diabolica scarpezza? Perché la polizia di sicurezza sa perfettamente che non può applicare gli stessi metodi e la politica del massacro che contemporaneamente a partire da giugno e per i mesi successivi viene applicata dalla Wehrmacht e dalle altre forze repressive dell'Italia centrale. È Milano, è un grande centro industriale, è un grande centro urbano e quindi bisogna cogliere l'occasione propizia, l'occasione buona. E l'occasione arriva per la prima rappresaglia, ripeto, non per il sabotaggio del 24 giugno, ma perché il 12 o il 13 luglio una mano impropria porta una bomba su una locomotiva in partenza che distrugge la locomotiva, ma uccide il macchinista e colpisce due bambini che si erano fermati nel passare questo acciaio. E immediatamente segue la rappresaglia. Così come immediatamente seguirà la presunta rappresaglia, in realtà un atto terrorismo, un omicidio, come è stato giudicato dal Tribunale Militare di Torino, di loro che era la fucilazione di Lorenzo. Perché lo scopo è quello, o meglio, mascherandosi da tutori, da garanti dell'ordine pubblico e tutori dell'incolumità della popolazione civile colpita da questi sciagurati attentatori, ecco che si interviene e si decide la fucilazione di 15 resistenti già detenuti per altri materiali nelle mani dei tedeschi. Voglio entrare in problemi di responsabilità giuridiche o violazione del diritto per quanto riguarda l'applicazione della rappresaglia, come detto ci sarà chi è ben più strumentato e ha ben più conoscenze delle mie. Quello che mi preme qui sottolineare invece è proprio l'esistenza di questo disegno. E basta pensare, ad esempio, che in un altro contesto, in una situazione completamente diversa, fino a quel momento i tedeschi non ordinano né eseguono alcuna fucilazione a Milano. Se noi pensiamo al mese di novembre, quando comincia ad avviarsi nuovamente l'attività della prima organizzazione capitalista, i tedeschi non reagiscono, non solo non reagiscono, ma dopo l'uccisione di due ufficiali in pieno giorno, corso Buenos Aires, fanno pubblicare un annuncio sul Corriere della Sera, in cui comunicano che se non ci sarà perturbamenti all'ordine pubblico il coprifuoco verrà posticipato di un'ora, cioè dalle 10 alle 11 di sera, cioè come se la situazione fosse normalissima. È evidente allora questo cambiamento di una politica che cerca nei mesi dello
della massimizzazione, dello sfruttamento della produzione, che cerca di, come dire, di non calcare la mano. Tant'è quando i fascisti eseguono fucilazioni di rappresaglia dopo la morte del segretario federale Albonesica, i tedeschi sono contrari. Ma con Giugno si apre una fase completamente nuova. Con Giugno c'è la più che concreta eventualità di dover evacuare Milano al più presto possibile, improvvisamente. Milano è un centro, è uno snodo strategico per la ritirata delle truppe tedesche di Liguria e Piemonte. Milano deve essere tenuta tranquilla. Le fucilazioni si susseguono, le prove del comune, quella di Piazzale Loreto, hanno questo scopo. Spezzare quello che i servizi informativi tedeschi segnalano essere la solidarietà, la consenso, la simpatia crescente dalla popolazione, in particolare del mondo operaio, nei confronti della resistenza, isolare la resistenza, ripeto, giocando sulla tutela delle comunità dei cittadini. È un'operazione che riesce soltanto in parte, non dobbiamo negarci che purtroppo i tentativi di mobilitare le classi operaie delle fabbriche di domani con manifestazioni, scioperi, protesta, riescono molto debolmente, soltanto parzialmente. Lo stesso striscione che viene salva da Pirelli con il nome di Libero Devolo, in realtà viene salvato da due gambisti di staccamento capettini. E tuttavia, dopo il Piazzale Loreto, non ci sarà la prosecuzione di questa politica invece. Perché questa politica del terrore solleva delle conflittualità con le autorità fasciste, il prefetto, il capo della provincia Parini, già peraltro in urto con l'amministrazione tedesca, si dimetterà. Questa politica del terrore danneggia quei tentativi che vengono avviati da Parini e dalle autorità fasciste, di cui ci parlava prima Gianapini. Allo stesso modo il fronte si viene stabilizzato, ed è vero che a fine agosto scatterà l'offensiva contro la linea verde, l'Europa, chiamiamola come volete, ma è anche vero che sappiamo che grazie alla straordinaria abilità di testa che i comandanti tedeschi nello sfruttare la morfologia del terreno, e grazie anche ai lavori compiuti dai comandi americani, ben presto questo si avverrà. Piazzale Loreto rimarrà come ferita nell'anima della coscienza civile di Milano, non soltanto di Milano, dell'intera resistenza. Basta pensare che pomeriggio del 28 aprile del 45, quando da Piazza Certosa entrano in Milano le colonne dei partigiani marsesiani o solari, giunti per la liberazione di Milano, ma attardatisi per i combattimenti che hanno dovuto affrontare, prima di convergere su Piazza del Duomo, dove ci sarà questa prima grande manifestazione, inizi la nuova Italia libera, viene fatto questo lungo giro, questa lunga digressione di tutta la colonna partigiana proprio per passare, per Piazzale Loreto, per rendere omaggio ai nati di Piazzale Loreto. E meno di 24 ore dopo, sullo stesso selciato dove erano stati esposti i cadaveri dei fucilati, si ritroveranno i cadaveri di Mussolini, della Petraccia e di 15 flagellati e appartenenti al suo seguito. Esattamente 15, come 15 erano stati